E bella a tutti, qui è sempre il solito Gerdo che vi parla. Come state ragazzuoli? Spero tutto bene. Siamo arrivati a marzo e ci stiamo avviando piano piano verso il periodo dove non giocherà nessuno. Poi dopo, con i tots, verso aprile-maggio, bene o male si riempie. Ma io vado anche controcorrente e vi dico che questo è il miglior periodo per giocare, anche se da una parte vi siete un po' stancati. Perché ci stanno ancora i contenuti tipo le SBC Icon che possono svoltarvi la squadra. Ci sono ottime SBC giocatori, ci sono ottime evoluzioni che vi permettono a tutti quanti di migliorare la squadra, ma soprattutto diciamo che è un periodo un po' più blando per le Weekend League. Lo sappiamo, i dots ritorneranno tutti quanti e sarà un bagno di sangue. Quindi godetevi il gioco perché secondo me questo è il periodo migliore dopo magari il periodo iniziale ottobre, novembre, dicembre. Questo è appunto uno dei momenti migliori per spingere su FC24 ed è per questo che oggi parleremo di alcuni giocatori che vi svolteranno la squadra. Abbiamo già fatto questo video a gennaio post Doti, adesso facciamo la febbraio edition. Parleremo proprio di tutti quei giocatori usciti ultimamente e non, che se mettete in squadra al 100% vi faranno una differenza, a meno che non abbiate già i Gullit, Virai, Toti, tutta la full Toti, eccetera. Come nello scorso video, metterò un'alternativa più costosa ed una meno, diciamo, più abbordabile a tutti. Iniziamo con il portiere anche questa volta e sapete come la penso, raga. Non fa nessuna differenza il portiere, dovete solo provarli tutti quanti e trovarne uno che vi para. Io per dirvi ho sti tre e li continuo a cambiare perché una volta uno mi gioca bene, l'altra volta mi fa tutte le papere. Quindi in Weekend League vi giuro che bene o male li cambio quasi tutti e tre in una Weekend League. Un nome però comunque ve lo devo dare, l'ho provato, Donnarumma UCL Road to the Final, che, nonostante, ripeto, vanno ad account, magari il PSG qualche passo avanti in Champions League può farlo e magari potrebbe diventare un ottimo portiere. Il costo è di 175k, diciamo nella media, considerando anche che è una carta live. Ora è il turno del terzino destro e, come sapete, come ho detto tantissime volte, manca proprio il terzino quest'anno su questo gioco. Sia a destra sia a sinistra è uscita veramente poca roba negli eventi, tranne che per l'SBC. A sinistra abbiamo avuto i vari Havertz, Davis, Doge, eccetera. A destra c'è stato purtroppo solamente Cafu. E infatti è uno di quelli che vi consiglio. Fortissimo da sempre, da quando è uscito in tutti i FIFA, uno dei migliori terzini del gioco, che ve lo portate tranquillamente fino ai TOTS. Ma posso capire che magari non volete farvi l'SBC, che manca poco, che vi ricordo, poi tra l'altro scade il 18 marzo. L'alternativa a lui che vi posso consigliare, che ho provato e diciamo mi è piaciuto, è Molina FantaFC. Niente di eccezionale, una buona carta live che potrebbe anche diventare meglio del Poro Walker 87 che è completamente arrivato. Da destra passiamo a sinistra. Qui non vi do due scelte, ma ve ne do tre. La prima è il solito Havertz che ad oggi fa sempre il suo, veramente sempre forte. La seconda scelta è Sergio Gomez Evoluzione Future Star. Lui anche un'ottima carta, mi è piaciuto con la quinta stella skill. L'ultimo, ma non per importanza, Udogi SBC, ma non la versione 88, bensì quella evoluta che arriva a 90. Comunque, sono tutti e tre scaduti. Se l'avete fatti bene, se ne avete fatti, state bolliti. Ora è il turno della coppia di difensori centrali. Sono due giocatori che sono usciti ultimamente, che li ho provato, mi hanno fatto fare il livello 1 e mi sono piaciuti molto. Ve ne ho parlato anche tanto negli scorsi video. Sto parlando di Petit Futurstar e Konaté FantaFC. Petit ve l'ho detto già 250.000 volte, non è un terzino, non è un mediano, sa solo quello che non è, ovvero un difensore centrale. Spero che qualcuno abbia colto la citazione a balto, però sì, è un difensore centrale ed è molto forte. Mediano non ve lo consiglio perché 3 di skill, 3 di debole, o sei Virà che sei alto 2 metri o no. Per quanto riguarda Konaté invece è già una buona carta, non fortissima ma è buona. Considerando però che è una carta live del FantaFC, gioca nel Liverpool che è prima e deve consolidare il primo posto, quindi magari potrebbe anche ipoteticamente prendere tutti quanti gli up. Sono due ottime carte che però costicchiano sempre un tantino sui 400k. Se non volete andare su di loro, io vi ricordo che c'è sempre il buon
Van Dijk, che è un evergreen, e secondo me a sto punto, dato che sta a marzo, se lo portiamo tranquillamente fine Tots. Se devo però essere sincero, questi due sì, sono forti, ma non sono nulla in confronto a Lucio per adesso. Poi magari Konaté prende 5 up ed è il più forte del gioco, però per adesso Lucio rimane superiore e sta sullo stesso prezzo. Ora è il momento degli esterni, e anche qui secondo me abbiamo qualche problemino. Non come i terzini, che non escono carte, bensì escono carte ma veramente tanto costose, quindi bisogna ripiegare con carte uscite parecchio tempo fa, come può essere per esempio un Hansen If. E fa ride come te compri un Hansen If che non sta neanche a 400k e alla fine ti rende come quelli che costano 1,5 milioni più. I prezzi sono totalmente andati al bar, ma c'è una carta che è uscita poco tempo fa che mi è piaciuta molto e non costa niente, solo 60.000 crediti. Sto parlando di Orise Futustar, un ottimo esterno, grosso fisicamente, velocissimo, molto più di quanto rappresenta sulla carta, e con il doppio playstyle. Comunque, come parlo dell'Hansen If, parlo delle altre versioni, della Sif e della Trailblazers col tiro a giro. A sinistra invece c'erano delle carte secondo me più sottovalutate su questo FC24. Sto parlando di Musiala candidato Toti. Il costo è di appena 250.000 crediti e se lo provate ve ne innamorerete. Poi io l'ho messo esterno, ma questa carta può fare il trequartista e anche la mezzala full offensiva. Se volete fare una cosa ancora più seria, concludiamo per bene gli esterni mettendo l'SBC di Best Toti. Io ragazzi me lo sono fatto appena uscito perché sono molto fanboy di lui, e vi posso dire che più lo provo più mi sta piacendo, più vedo quanto può fare la differenza, più vedo quanto sta a livello dei top, i vari Toti eccetera. Scade tra 18 giorni. Premettiamo che dovrebbero uscire SBC ancora più ciotte, come ad esempio l'SBC di Griff Base, ma vi posso dire tranquillamente che Best Toti è meglio, ha più playstyle, ha addirittura due playstyle plus utili a differenza del Base di Griff, che ha il playstyle plus inutile, che è quello degli stop di tacco. Best costa 1,6 milioni, Griff costerà almeno 2,5 milioni, quindi siamo più convenienti verso Best, e generalmente per il mio modesto parere personale Best tutta la vita. Oltre a lui però dovrebbe uscire anche l'SBC di Ginola Triple Threat, e qui stiamo parlando di tanta tanta roba. Sul mercato sta sui 2,8 milioni, quindi mi aspetto un SBC sui 3 milioni, quindi bella bella costosa, ma quella si fa per forza. Quindi se avete in mente Fabio un Ginola, magari Best non ve lo fate. Se però non vi interessano questi due giocatori, vi serve un esterno, una mezza offensiva, un trequartista con i controcazzi, andate sull'SBC di Best Toti. Ora passiamo ai mediani, e vi ricordo sempre il mio pensiero: in un centrocampo a due, un full difensivo ed un box to box. Se poi usiamo anche il centrocampo a 3, il terzo deve essere un full offensivo, che possiamo mettere per esempio anche Best o Dolise. Full difensivo, per chi se l'ha sbloccato, complimenti, io l'ho spammato a stecca. Sto parlando di Kimmich UCL. Sì, ha saltato il primo up perché la Lazio ha vinto contro il Bayern Monaco, magari in casa la rimontano anche, ma non vedo particolarmente bene proprio in generale il percorso del Bayern Monaco in questa Champions League. Ma ad oggi rimane sempre un ottimo ottimo mediano, soprattutto con i playstyle plus che ha. Alternativa cheap ma tanto, sto parlando di Ugarte Evoluzioni Futustar. Io di questi ho provato sia Ugarte sia Adli, e Ugarte mi è piaciuto leggermente di più, però vi assicuro ragazzi, sono delle buone carte ma non sono eccezionali, quindi se proprio non avete una lira li usate, altrimenti andate su altro. Ultimamente sono usciti parecchi box to box e due tra tutti mi hanno impressionato molto. Sto parlando di Seedorf Futustar e Beckham Futustar. Seedorf un'ottima sorpresa, considerando anche il prezzo basso sui 300.000, mentre Beckham ancora di più. A parer mio sta più o meno ai livelli di Zidane, non sto esagerando. A livello di questi due, ne abbiamo parlato anche nella scorsa edizione di questo video, sto parlando della Sawa, e anche lei scade tra poco. Quindi se vi serve un centrocampista, avete tanti non scambiabili, io vi consiglio sempre di farla, perché ragazzi, si è visto, i Toti sono passati da quanto? Da 1,5 mesi? Non è uscito nessuno meglio di lei a livello di SBC o umano di prezzo. Tutti quelli che sono usciti buoni costano 3 milioni, 4 milioni. Quindi io vi consiglio di farla, perché vi ricordate per esempio il Varane o il Ramos degli scorsi anni che uscivano SBC Toti? Ve li portavate fino a maggio, fino ai Tots? Stessa cosa potete fare tranquillamente con questo Best e questa Sawa, perché le SBC uscite durante Toti, se sono fatte bene ovviamente, ve le portate tranquillamente
veramente fine tots. Ora è il momento degli attaccanti e qui c'è sta qualcosina da dire. Non ci stanno gli attaccanti, quelli forti sui 600-700k che appena escono te li compri e ti fai la differenza. Quelli che costano sui 600-700-800 sono tutti validi, ma sono usciti tanto tempo fa. Di quelli usciti ultimamente o costano due spicci o costano un miliardo. Non ci stanno vie di mezzo. Quelle vie di mezzo sono quelle carte che adesso magari stanno a 2 milioni e tra mese e due mesi stanno a 700-800 mila. Il primo nome lo sapete, è il solito, ovvero Ginola. Adesso sta addirittura a 750 mila perché è appena stata liccata l'SBC e il Triple Threat. Quindi si può comprare a due spicci. Però ovviamente fasse SBC e il Triple Threat quando uscirà sarà tanta più roba, perché c'è parecchia differenza tra il base e il Triple Threat, nonostante cambi solo pochissimo di statistiche. Per l'altro attaccante sinceramente solo due nomi mi hanno entusiasmato e sono tutti e due a basso costo. Sto parlando di Zirze ed Okafor Voodoostar, due carte che sicuramente possono dire la loro. Certo, non possono competere con i mostri, ma qualità prezzo sono veramente ottimi. Okafor è una delle carte più veloci che vi abbia mai visto, ha la quinta stella skill ed è molto forte fisicamente, fortissimo sia da punta sia da esterno. Mentre Zirze, per chi sta guardando, magari sta seguendo la Serie A, ha visto che lo stanno utilizzando tutti punta insieme al fenomeno, perché è alto 2 metri e le prende tutte quante di testa. Quindi importantissimo, cercate anche di sfruttare i giocatori sfruttando le abilità che hanno. Questa è la squadra finale e vi assicuro che al 100% con questi giocatori non avrete nulla da invidiare a chi ha la squadra da miliardo eccetera, perché tutti questi qualità prezzo sono ottimi e rendono al massimo. Ragazzuoli, il video sta per finire e spero come al solito di esservi stato d'aiuto. Mi raccomando, raggiungiamo i soliti 500 like se volete sapere i giocatori che vi svolteranno la squadra Marzo Edition. Io vi aspetto come al solito tutti i giorni a mezzogiorno in live su Twitch. Alla prossima e bella, raga.